Eccoci con Michele Gentile, proprio il fattore, l'organizzatore di questa bellissima manifestazione, la Rocca dei Poeti, è arrivata alla quarta edizione. Quest'anno è importantissimo il cambio di location. Sì, abbiamo cambiato, diciamo, scenario. La Rocca dei Poeti nasce ad Ostia Antica, abbiamo fatto tre edizioni. Però, essendo una manifestazione a carattere nazionale, anzi internazionale, perché abbiamo ospiti, insomma, dalla Spagna, dalla Serbia, eccetera, eccetera, abbiamo pensato quest'estate di, tramite anche dei suggerimenti e dei contatti con degli amici poeti, di vagliare una serie, insomma, di circostanze e di località dove eventualmente, sempre seguendo i canoni appunto relativi alla sala Riario, quindi una certa location, e niente, siamo arrivati praticamente a Tuscania. E a proposito, permettimi di ringraziare l'amministrazione di Tuscania, quindi il sindaco e in modo particolare l'assessore alla cultura, la dottoressa Nicolosi, la signora Elisabetta, che ho stalkerizzato da luglio e ha avuto sempre molta pazienza, per la sensibilità e l'attenzione che hanno avuto, diciamo, alla manifestazione. Quindi ci hanno praticamente dato questa sala e sono stati molto contenti di ospitare, insomma, la Rocca dei Poeti. La cosa suggestiva, ne parlavamo qualche tempo fa, è che con la Rocca dei Poeti, tu sai quanto io, insomma, tengo alla nostra Ostia, e mi piace pensare, insomma, che la Rocca dei Poeti sia Ostia che esporta cultura, cioè un modello, una manifestazione che nasce ad Ostia Antica e adesso va in giro per l'Italia. La poesia sta tornando, diciamo, in auge. La caratteristica della Rocca dei Poeti è che innanzitutto non è un concorso, quindi, insomma, i poeti veramente si sentono a casa, non c'è quel sentimento di supremazia, di gara, e quindi è nato proprio, è come una sorta di famiglia nomade che adesso si sposta, insomma, dove veniamo accolti e dove ci garantiscono comunque, ecco, l'attenzione e la sensibilità che abbiamo trovato sinceramente qui a Toscana. Infatti noto proprio l'amore che hanno verso la poesia, ma soprattutto per te, e questo è bellissimo, perché appunto è una famiglia, come dici tu. Sì, ma che li sto stressando, quindi secondo me sono disperati, non dovevano andarsene tutti, viene questa cosa, perché li sto massacrando da luglio, insomma. Ringrazio te, perché comunque tu sei poesia, so il tuo impegno, quello che fai, so che ti muove la passione oltre la professionalità, e per me ti assicuro, non sono parole al vento, è un onore che tu per la seconda volta, insomma, abbia accettato di condurre questo festival, perché sono veramente onorato di averti qua. E per me è un onore, infatti ti seguo anch'io. Lo so, ok. Allora, buona poesia. Buona poesia, buona conduzione. E ci troviamo qui a Toscania grazie alla sensibilità e all'attenzione dell'amministrazione di Toscania. Allora, abbiamo qui Stefania Nicolosi, presidente del Consiglio Comunale di Toscania e delegata alla cultura e turismo, urbanistica e centro storico. E intanto grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per essere qui. Fare queste manifestazioni anche al di fuori da dove nascono è una cosa molto importante. Come avete preso questa iniziativa? Noi siamo stati contattati da Michele per proporci questo evento, che oltretutto è molto molto interessante. Sotto l'aspetto culturale noi abbiamo cercato in tutti i modi, ecco, di toccare tutta una serie, insomma, di argomenti. La poesia, insomma, era una cosa che comunque in un certo senso ci mancava, e quindi di conseguenza ben accetto, ecco, questo impegno da parte vostra di venire qui e di essere, insomma, tra noi. Sarà veramente un piacere ascoltare, ecco, mi risulta che ci sia anche un ragazzo molto giovane di 14 anni, quindi ben venga, perché vuol dire che comunque la poesia, al di là di tutto, è sicuramente un'espressione, una fonte di espressione molto molto importante. Se anche i giovani ci si approcciano in questa maniera, è sicuramente un buon risultato. Tra l'altro ci avete concesso l'onore di questa bellissima sala. Toscania sì, ha diversi posti molto molto belli, la sala conferenze ovviamente è una di queste, un'ex chiesa, l'ex chiesa di Santa Croce, fa parte, diciamo, delle varie bellezze, insomma, che, certo, ci sono qui. Abbiamo diverse chiese, questo è vero, due oltretutto di epoca romana. Quindi Toscania è un posto da visitare, da godere, perché può essere, secondo me, fonte di spunto e di poesia. Sì, di poesia. Ci sono degli scorci che danno proprio questo input, quindi ben venga, insomma. Tra l'altro tantissime persone, è la prima volta che vengono, quindi anche mi fa piacere motivo, che abbiano, no? abbiano conosciuto, ecco, la nostra cittadina. È sicuramente non sarà grandissima, ma fondamentalmente ha tante peculiarità.
tanti posti da poter visitare, ha tante realtà diverse da dover insomma scoprire. Grazie e grazie, buona poesia. Grazie anche a voi. Allora, eccoci con Anna Iavarone, tra le organizzatrici dell'Associazione Gavea delle Arti, giusto? Giusto. Cosa significa ogni anno produrre e diciamo organizzare queste mele? Beh, è molto impegnativo, ma una grande gioia, una grande soddisfazione, soprattutto sostenere Michele in questa iniziativa che ormai da anni sta crescendo sempre di più, quindi è veramente una cosa bella. Quest'anno è proprio degli ospiti stranieri. Abbiamo tantissimi ospiti stranieri e questa è una cosa molto bella, non ce l'aspettavamo con tutti questi ospiti stranieri, è una cosa veramente molto bella che si sta preparando anche qualcosa per il futuro, qualcosa per il futuro. Ci stai dando un'anteprima qui. Potrebbe essere, però lasceremo qua la parola a Michele per questa cosa. E poi anche questa esportazione del format in un altro luogo è importantissimo. Sì, molto, molto importante, è bellissima, la location bellissima, è una bella cosa. Speriamo anche di allargarci sempre di più con il tempo, magari anche con la cave arrivare anche alla zona dei castelli, chissà. E allora buona poesia. Grazie e buona serata a tutti voi. Eccoci con Gianni Maritati per il secondo anno tra i relatori di questa bellissima manifestazione. Cosa significa essere un relatore di un festival della poesia? Beh, significa riuscire a dare un senso e riuscire a cercare di dare un senso alla poesia stessa, perché oggi la poesia come genere letterario e dal punto di vista commerciale è molto trascurata, però si scrive ancora tanta poesia, si pubblica ancora tanta poesia, ci sono concorsi, festival come questo, per cui la poesia ha una sua giovinezza che è perenne. E allora i critici come me cercano in qualche modo di capire cosa c'è dietro questa effervescenza. Evidentemente siamo insoddisfatti di tante cose, della tecnologia soprattutto, di alcune forme di solitudine o addirittura di disumanizzazione. Ecco, la poesia ci fa restare umani. Perché l'uso della parola che si miscola ai sentimenti è importantissimo. Sì, perché il valore della parola e il valore dei sentimenti sono due valori che non passeranno mai. C'è una riscoperta, secondo me, dopo una certa ubriacatura tecnologica e ipertecnologica, c'è una riscoperta delle cose semplici, delle cose vere, e la poesia è una cosa semplice e vera. Allora grazie Gianni, buona poesia anche a te. Grazie. Anche abbiamo qui Esther Veruschi che ci aiuterà con il suo flauto traverso nella parte musicale, giusto? Tu sei proprio di Toscana tra l'altro. Sì, io sono di Toscana, origini toscanesi in pieno, tutta la famiglia è di Toscana. Lo sai preparato. Ho dei brani già pronti di musica leggera, musica classica e poi qualcosa che sarà di improvvisazione, una poesia musicale, diciamo così. E allora buona poesia musicale anche a te, Esther. Grazie. Allora abbiamo qua Francisco Muñoz Soler, per la prima volta in Italia dalla Spagna. Ha scritto tantissimi libri di poesia, vero? Sì. Quanti ne ha scritti? È scritto Estoy en el 26. Pero publicado va a salir el 23, más las antologías, pero sinceramente lo importante es la calidad, es decir, el hecho de escribir mucho no significa que sea mejor, ojalá sea así, pero eso... ¿Qué significa escribir poesía? Pues para mí es algo natural, no, es decir, me fluye con naturalidad, es decir, forma parte de mi proyecto de vida. Es una forma de ser y estar en el mundo. ¿Y por la primera vez en Italia qué significa? Pues la verdad es que, en primer lugar, como una impresión, una tremenda ilusión. Porque, sí, porque por cuestiones de salud he estado retenido entre la convalecencia un año y medio. Esta es mi primera salida que me han dado la oportunidad los médicos de salir. Y se suman muchas emociones. Para mí que, no sé, me hacía mucha ilusión venir, se ha
juntado el hecho de ser mi primera salida en casi dos años. Entonces estoy bastante emocionado. Allora, buona poesia. Estoy emocionado con todo, me parece. Además, el lugar es precioso, el ambiente que se está ya empezando a sentir entre todos poetas, con el lugar, la comunión con el lugar, se ve que, no sé, tiene como un pellizco especial. Grazie. Amplifican las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instaladas en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuando la noche más hermosa. Y esta noche el semi fulge con más brillo. Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso. Questa notte abbiamo ricordato Alessandro sulle rive del mare, nel bellissimo colmeto delle sorprese, che si trova dove c'era un sino, quando si inseguiva il cuore. E qui abbiamo il più giovane, 14 anni, Valerio Gentile, giusto? Sì. Che significa per te scrivere poesie a questa età? Significa esprimere quello che sei in un breve testo, anche non per forza lungo. E anche esprimere soprattutto le tue emozioni, quello che senti. Non solo quello che sei. Quindi di cosa parlano le tue poesie? Per lo più sono poesie che riguardano la solitudine, ma a volte scrivo anche cose che sono davvero successe, ed è anche una poesia che oggi porterò. Infatti oggi leggerai tre poesie, no? Sei pronto? Emozionato? Sì. Emozionato. È la prima volta? Sì. In pubblico? E allora buona poesia, Valerio. Grazie. Rose rosse. Fiamme eterni, ormai stanchi di esistere, ormai fredde, petali da noi insanguinati. E qui abbiamo un'altra presenza a Ostiense, Marcello Muccelli, giusto? Giustissimo. È per la prima volta alla Rocca dei Poeti. Sì, è la prima volta che vengo qui a declamare tre miei componimenti, tre haiku, che ho composto specificatamente per questo evento. Sono stato invitato e felicemente ho accettato da Michele, che ci ha coinvolti un po' tutte le persone che conosceva, che amano i versi e i diversi modi di usare la parola. E infatti, quindi... che cosa sono questi haiku? I haiku sono dei componimenti che vengono inventati in Giappone, di cui il più grande compositore è Basho, un monaco buddista del XVI-XVII secolo, non ricordo bene adesso, ma quello che è interessante è che sono dei componimenti che cercano di essere esposti in 17 sillabe, più correttamente more, cioè dove cade l'accento della parola. Quindi in 17 sillabe composte da 5, 7, 5, uno deve cercare di esprimere un sentimento, un'emozione, ecco, una stagione, per esempio, un momento del giorno, qualcosa di poetico, ma usando veramente poche parole e lasciando molto spazio all'immaginazione. Quello che è bello degli haiku, quelli, almeno quelli che ho scritto io, che se piacciono bene, uno sta lì e in 20 secondi netti si è gustato qualcosa di meraviglioso. Se non piacciono, in 20 secondi netti sono finiti e uno può ascoltare un poeta vero che magari verrà dopo di me. E allora buona poesia a te. Grazie, grazie Aldo. Anche quest'anno c'è Luciano Argentino, sì, con le sue poesie. Cosa certo significa partecipare a queste manifestazioni? Ma guarda, per me queste manifestazioni in cui ci sono molti poeti riuniti sono molto belle, come un momento di condivisione, un momento anche di ascolto del lavoro degli altri e anche un po' un banco di prova per le proprie cose, no? Per vedere un po' l'effetto che fanno sul pubblico, di poeti e di non poeti, insomma, ecco, per questo li trovo dei momenti veramente importanti, insomma, che ci devono essere nella vita di un poeta. Poi anche esportiamo il format anche fuori, certo, ormai. Poi quindi... quest'anno a Toscania, che è meravigliosa, io la prima volta che sono venuta qui e veramente sono rimasta incantata. E allora quindi, buona poesia. Grazie, Gianna. Grazie. Improvvisa all'ore, perché c'è modo di ardire nel cuore insacrerato. Allora, abbiamo Beatrice Mezzoni, giusto? Ci siamo visti anche l'anno scorso, e da Roma, anche lei.
L'anno scorso mi avevi molto colpito per alcune parole che tu usavi nelle poesie. E quest'anno cosa ci porti? Ma lo stile è quello. Io sono molto sentimentale. Mi piacerebbe essere più sociale nel mio stile, fare qualcosa di più pregnante, ma effettivamente seguo proprio l'indole che è quella. E quindi molto sentimento, in effetti, non volendo banalizzare, però è proprio così. Ognuno scrive nella poesia quello che sente. Questo stile è un po' mio particolare, sì, che forse anche abbastanza comune, però mi caratterizza. No, mi ricordo l'uso delle parole in un certo modo. Quello magari sì, come tutti noi che scriviamo, cerchiamo poi di limare, di trovare un aggiustamento, di, insomma, di dare uno spessore. No? Cosa significa partecipare a queste manifestazioni? È sempre un piacere, un onore, è sempre una bella opportunità. Io mi pregio di essere presente qui anche oggi. E devo dire, ci metto del mio, ci si mette in gioco, ci si denuda anche un po'. Noi poeti siamo molto aperti, molto veri, no? Alla fine tiriamo fuori davvero quello che è profondo. E questo un po', devo dire, fa parte, credo, di tutti noi, non è una prerogativa di pochi, insomma, noi che siamo qui. Allora, buona poesia, Beatrice. Grazie mille, grazie. Buona volta, nuda, al netto dell'io, scartando la scomoda tara dell'anima amante. Sparse nuvole non sapranno mai quanto caro mi fu quel nome antico, né a quanta parte di me dovrò rinunciare. E con molto piacere ritroviamo Jenny Morganella, direttamente da Ravenna, giusto? Sì, appena arrivata. Appena arrivata. Abbastanza stanca. Ogni anno presente qui alla Rocca dei Poeti. Quest'anno quale sarà il tema delle tue poesie? L'anno scorso furono un po' particolari, forte, vero? Sì, quest'anno appunto alla leggerezza. Quindi l'anno scorso siamo andati sul rosso fuoco. Sul sensuale. Sensuale. Il sensuale c'è sempre, però appunto al volo, a librarsi in volo, al sole. All'immaginifico, quindi un po' un'atmosfera sognante quest'anno. Spostarsi ogni volta e fare tanti chilometri per una manifestazione significa proprio essere appassionatissimi. Sì, per me è soprattutto un onore, in effetti, quindi veramente ringrazio tutti per questa occasione annuale, perché è voglio dire, staccante, perché poi dopo devo rientrare subito, insomma, i figli a casa, eccetera, però per me è elettrizzante, quindi è sempre la prima volta. Mamma, maestra, poetessa, e poi? Sì, cantante, ballerina di salsa. Insomma, sei poliedrica. Sì, sì, eh? Tanti interessi, sì, la recitazione, un po' di tutto. Leggerai te le tue poesie, ovviamente. Sì, ovviamente sì, leggerò me. Leggerai te. Sì. Bellissima quest'ultima frase. Allora, buona poesia, Jenny. Grazie, grazie a tutti. E pur ti sento, ali di farfalla bianca, marchiata dalle ghine e le ali che ci congiò. Giunse a salutarmi in un campo di fiori selvatici, sotto la tua finestra, quando i miei passi si sradicarono dalle mie lisce. Ed ecco un altro giovanissimo qui alla Rocca dei Poeti, Riccardo Tiberi, 21 anni. Sì, 21 anni. Da dove arrivi? Vengo da San Paolo di Iesi, un piccolo paesino nelle Marche, in provincia di Ancona. E sei venuto apposta? Sì, sono venuto apposta per l'occasione. E cosa significa per te scrivere poesie, Riccardo? Per me scrivere poesie innanzitutto è una valvola di sfogo. E poi comunque è il bello di condividerle poi successivamente con altri poeti da tutta Italia. Hai già fatto altre manifestazioni? Sì, sì, ne ho fatte parecchie. Oggi però è la prima volta che vengo qui, è una grande occasione, sono contento. E beh, perché ci sono sia persone dall'Italia ma anche fuori, quindi è un festival quasi internazionale. Sì, infatti è una bella opportunità e spero che vada tutto bene. E certo che andrà bene. Allora, buona poesia, Riccardo. Grazie mille. E qui abbiamo Luciana Raggi, anche lei per la prima volta alla Rocca dei Poeti. E tu vieni da Roma? Sì. E per te scrivere poesie cosa rappresenta? Beh, è molto importante perché è liberatorio, consolatorio e aiuta a scoprire sia se stessi che gli altri e il mondo. Perché a volte, siccome la poesia ha qualcosa di segreto, misterioso, a volte fa scoprire alcune cose che erano sepolte nell'inconscio e che riescono ad emergere attraverso il testo, anche a nostra insaputa a volte. Quindi è da tanto che scrivi così? Eh sì, abbastanza.
abbastanza tempo. E allora in bocca al lupo. Grazie. E buona poesia. Grazie. Padrone dei miei giorni senza sole, mi leggeggiava, ma non mi amava. Ero torta, ero divano, ero nella distanza, ero nella mancanza. Abbiamo qui la banda del drago, un nome bellissimo che adesso Anna Maria ci spiegherà, e qual è il vostro progetto soprattutto? Allora, il nome viene fondamentalmente da un incubo che io ci ho avuto una notte con la febbre, del tipo che ho sognato dei draghi che mi svolazzavano in casa, e parlandone con Rosanna è venuta fuori l'idea di una favola, per una bimba che stava, possiamo dire ormai stava, combattendo con un drago che è Anna Chiara ed è la bimba di Beatrice. Stava perché è riuscita a vincerlo? Sta vincendo. Bella notizia anche questa. E quindi poi da questa favola del drago, Rosanna mi ha proposto una cosa un pochino più impegnativa in realtà. Mi ha proposto di trasformare delle favole che io avevo scritto in un unico libro, illustrato, da proporre poi per un progetto che andasse a favore dei bambini, proprio del bambino Gesù. Quello di Roma o quello di... Diciamo la fondazione è quella di Roma, ma okay. Poi credo comunque che operino un po' su tutto il territorio. A seguito di questo, visto e considerato che lei mi aveva proposto questa cosa, l'ho trascinata in questa avventura come illustratrice. Dopo di lei è seguito Samuele, dopo Samuele c'è stata Manola, E poi c'è stato il trailer, un bellissimo video che è visibile su YouTube, che si chiama La banda del drago presenta Nonna Gufo e Stregra. Che è una delle immagini e musiche, no? Sì, immagini e musiche, c'è proprio la fiaba raccontata. C'è una recitazione con tutti i non professionisti, certo, messi alla prova, ed è nata una cosa molto bella e molto interessante. Invece dove possiamo trovarvi per poter contribuire? Allora, ci potete trovare su Facebook, per ora abbiamo la pagina Raccontami una storia. I draghi non sono sempre cattivi, perché ecco, noi non siamo draghi cattivi, e presto apriremo proprio la pagina La banda del drago. E poi il libro verrà pubblicato, il libro 6 favole illustrate appunto da noi e scritte da Anna Maria verrà pubblicato. Stiamo prendendo accordi appunto con la Fondazione Bambin Gesù per far sì che confluiscano direttamente i proventi alla Fondazione interamente, perché è un gesto d'amore. Grazie a voi, perché quello che fate è sempre nel cuore. Grazie mille. E viva la banda. Pace dell'orizzonte asciutto, nessuno camminando gli altri la solitudine. Solo una bimba, sotto al dolore, costeggia i bordi della notte. Ha piccole mani e grandi sogni, ha incrociato lo sguardo dei lupi. Conosce i frutti del drago? Con i capelli al vento, corre ora verso la magnifica aurora. E qui direttamente dalla Croazia, da Pola, abbiamo Bogdana Trivac. Come mai qui, Bogdana? Per la Rocca dei Poeti, quindi proprio il nome del festival dice tutto. Questa occasione non si poteva tralasciare oppure sostituire per qualche altro impegno. Per noi è importantissimo che da così lontano si venga qui, Ma per la poesia, quelli che amano la poesia, hanno la passione, quindi non guardano ai chilometri. L'importante è il senso dell'evento, quello che culturalmente significa. E cosa significa per lei scrivere poesie? Per me significa come erano impegnati quegli antichi mastri delle cattedrali oppure dei ponti di pietra come il ponte di Mostar, ogni giorno costruire dei pensieri, portarli alla luce. Poi ovviamente in questo caso è importante il pubblico e far rivelare, avvicinare queste gocce dell'anima ai lettori. Bellissimo pensiero, grazie Budane, buona poesia.
grazie, in bocca al lupo. Facili narrative che trascinano con sé la tessitura non poetica, schiarendo sentire. E qui abbiamo Rosa Mannetta direttamente da Avellino, quindi hai fatto un bel viaggio, vedo Rosa. 4 ore. Quattro ore. Che significa fare questi viaggi per declamare le proprie poesie? Che significa? Significa dare spazio alla fantasia, alla creatività, a tutto quello che siamo noi, alla nostra anima. Perché le tue poesie di cosa parlano? La poesia, di cosa parla la poesia? La poesia, in genere io parlo, secondo me la poesia è anche coscienza civile, risveglio di quello che dovrebbe essere un riscatto nazionale, perché no? Ma questo non ha niente a che fare con la politica, diciamo che la poesia aiuta. Aiuta a vivere, aiuta a comprendere cos'è la storia, cos'è il periodo che viviamo, la nostra realtà. E quindi tu la usi in questa maniera? Sì, un po' come Jack Kerouac che scriveva: io vado per la mia strada, e quando in un certo senso era il suo urlo, America, quando finirai di prendermi in giro? Io dico, con la poesia noi possiamo andare avanti. E allora buona poesia, Rosa. Grazie, veramente sono contenta e onorata di esserci. Grazie anche a lui. E se ho chiesto che finisse quel tormento, chiedo perdono. E tu, con le unghie, esprimevi sofferenza. Ed ecco Guido Casadei. Buonasera. Che oggi sta in triplice parte, in realtà. Sì, possiamo dire così. Perché? Sono in triplice copia, diciamo così, perché oltre a essere parte della Cavea delle Arti che promuove l'evento, sono anche parte attiva della compagnia Oltremodo, che presenterà, diciamo, alcuni suoi lavori, che è una compagnia teatrale di lettura interpretativa, e quindi speriamo di riuscire ad allietare la serata con certo la nostra presenza e con il nostro lavoro. Ogni anno è un successo questa Rocca dei Poeti, no? Che si rinnova sempre di più, perché comunque l'entusiasmo di Michele Gentile e di tutti i poeti che intervengono riesce a dare ogni anno stimoli e, diciamo, anche lustro, diciamo, all'evento. Poi anche lo spostamento ha un significato, quindi sì, ha un significato importante, simbolico. Ci siamo spostati, diciamo, in una rocca, tutto sommato, no? Che siamo in un posto splendido, arroccato, con tutto un contorno medievale, quindi diciamo che è stata una crescita per la Rocca dei Poeti. Certo. Allora, buona poesia, ma anche buona lettura creativa. Quindi. Grazie, a presto. Che sia lunga la via. Partendo per Itaca, prega che lungo sia il tuo viaggio. Fertile in avventure e in esperienze. E colma di vicende e conoscenze. Pieno di scoperte, gioie e peripezie. Gli strigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno, non temere. Non temere gli strigoni e i ciclopi. Siamo qui con Alessio Masciulli, l'editore che per il secondo anno ha prodotto questa bellissima antologia della Rocca dei Poeti. Ricordiamo che arrivi da Pescara e che a titolo completamente gratuito hai prodotto questa antologia, giusto? Assolutamente sì, io sono un folle in questo. Molti, infatti, facendo conoscere il mio lavoro in giro, tutti quanti mi chiedono: ma come fai a pubblicare gratuitamente libri? In realtà la cultura si reinveste su se stessa. Io, vendendo le copie, poi riesco con il ricavato a poter pubblicare altri autori. Quindi leggete, comprate libri e io posso pubblicare altri libri. Quanti libri riesci a pubblicare ogni anno? Beh, io indicativamente una trentina ogni anno riesco a pubblicare. I romanzi ne pubblico di meno, perché sono più lavorati, le poesie, i libri di poesie ne pubblico di più. Ah, quindi sei quasi specializzato in poesia? Sì, la poesia mi piace di più, nel senso perché sono molti giovani, come dicevo prima, molti giovani che mi mandano materiale per scrivere e io sono felicissimo di divulgare i loro scritti, perché nei giovani bisogna crederci, soprattutto nella poesia, ma nella poesia dei giovani, perché è una poesia nuova, fresca, dinamica. I libri ci credo e soprattutto la condivisione crea occasioni. Grazie, perché la poesia. Grazie a tutti voi, grazie. Ed ecco finalmente Umberto Coro, Rita Carnelletti, che faranno una cosa molto speciale oggi, giusto Umberto? Sì, ci proviamo almeno, ci proviamo. Di che si tratta? Di che si tratta? Si tratta, diciamo, un piccolo assaggio che sono quelli della panchina, tratta, diciamo, un tema, diciamo, tra quelli, due quelle persone benestanti e un clochard. Appunto questo è tratto dalla Luna della Panchina e lo voglio proprio anticipare per quando uscirà il libro. E intanto tutto questo grazie comunque alla Rosa d'Oro, che ogni anno ormai sta prendendo piede. L'anno prossimo arriveremo alla nona edizione ad Acquapendente Torre Alfina, e sono veramente felice di tutto questo.
E aggiungo anche che tra la Rocca dei Poeti, un mare di poesia, e quello di Annalena Cennino lì a Capri, si sta creando veramente una condivisione enorme, che solo così può crescere una cosa, diversamente non può crescere. E io sono contento di viaggiare. Sinergia. Bravo, sinergia, sì. Invece Rita cosa farà? Come accompagnerà Umberto? Io farò la luna. Ah. Modestamente. Sarai la sua luna. Sarò la sua luna. La mia coscienza. La sua coscienza. E allora buona luna e buona poesia. Grazie, grazie. Perché almeno con te parlo. Con gli altri parlo sì, ma non ottengo niente. Bentornato, Umberto. Finalmente ti ricordi di me? Che esisto ancora, soprattutto quando ti senti solo. Parli addirittura con i folletti. Luna! Ma che piacere rivedere! Ed è tutta tua! Grazie, Luna! Allora, abbiamo qui Annalena Cimino, direttamente da Capri. Tra l'altro lei è organizzatrice, anche lei, di un festival della poesia Pablo Neruda, giusto? Sì. Come mai fino a qui? Vabbè, perché Umberto, Michele e tutti gli altri organizzatori sono degli amici da anni, e quindi adesso stiamo facendo un sacco di cose insieme. Vorremmo fare anche qualcosa a Capri quest'estate. Se riusciamo, vediamo, ne parleremo appunto stasera e speriamo di fare belle cose, insomma. Insomma, la poesia unisce l'Italia. Infatti, sì, la poesia unisce. Tra l'altro, quanti partecipanti avevate questa, la prima vostra edizione? Abbiamo avuto circa 800 poesie, praticamente, perché noi Verbunland di Art agisce sul territorio internazionale, quindi c'erano rumeni, c'erano di tutte le nazionalità, e è stato veramente un successone, bello, veramente. Che si ripeterà, ovviamente. Sì, però forse l'anno prossimo, no, nel 2020, faremo a cadenza biennale, perché adesso dobbiamo organizzare altre cose, abbiamo altri progetti, sempre in giro per l'Italia. E qui leggerà le poesie, però. Sì, non so, non ricordo quali, poi vedremo. Una buona poesia. Grazie, grazie. Erano muri cancellisti su giardini di gesso. Le sagome di alte spoglie si stagliavano su gravi panchine. Uomini e donne dagli sguardi persi. Ed eccoci di nuovo, molto contento di rivederti, Luigi Sabatini. Il piacere è tutto mio, quindi un bel viaggio anche per te. Vengo dalla neve, perché oggi avevamo la neve. Quindi il piacere è talmente tanto che anche la neve non mi ha fermato. No. Ma anche perché qui oggi sei in qualità di lettrice delle tue poesie. Esatto, esatto. Di cosa parlano le tue poesie, Bici? Allora, le mie poesie sono... Una delle poesie in particolare parla del viaggio, però è un viaggio particolare anche questo, perché è il viaggio che si fa una volta che ci si addormenta, è il viaggio che si fa con i sogni, quindi è un viaggio che ci porta dovunque. Ed è particolare, però è pur sempre un viaggio. Poi c'è una poesia che parla del Natale, un Natale molto particolare, perché è riferito ad un'immagine che mi è rimasta impressa del bimbo che è stato ritrovato sulla spiaggia, del migrante. Per me quello è l'immagine del Natale adesso, un bambino che però è diventato pietra. Quindi, insomma, è un tema... Un tema abbastanza importante, diciamo, importante da prendere in considerazione adesso, perché e siamo in un momento e farci riflettere. E allora buona poesia, dice. Grazie. Grazie anche a voi. Mi ricordo di luoghi mai calpestati, ma desiderati. Ho vissuto in tempi lontani, col corpo in cammino di vita. Trovo fumi intensi, rubati al vento. E abbiamo un'altra presenza da lontano, da Udine, Silvana Stremiz. Buongiorno e benvenuta qui per la prima volta alla Rocca dei Poeti? Sì, per la prima volta. Cosa significa scrivere poesie? Mettere su carta le emozioni. E riesci come? Attraverso delle poesie d'amore? Attraverso... Dipende. Io comunque sono una che scrive in tre minuti. È proprio una esigenza... È una cosa che di getto, altrimenti non scrivo. Quindi sono poesie più corte? No, non è detto. Come esce? Quindi è proprio estemporanea. Sì. Non ci ragiono, non so farlo a tema, nel senso deve proprio venire... L'ispirazione del momento. E oggi quali poesie leggerà?
troppo breve è stato il tuo volo, pianti di madre. Quindi buona poesia, signora. Grazie. Ecco Alfonso Ottomano da Cetara, giusto? Costa Amalfitana. Costa Amalfitana, direttamente qui a Tuscania. Non è la prima volta che ci incontriamo. È la quarta edizione. Infatti. Questa è la quarta. Perché sono nato con la Rocca dei Poeti. Perché partecipare? Uno, perché sono manifestazioni che meritano la, non la mia presenza, per l'amicizia che ho con Michele, che mi lega. Che è Michele... è stato, diciamo, ed è il maestro che ha fatto uscire fuori la tua vena poetica. La vena poetica, da tutte le carte che avevo conservate nel cassetto che non ho mai aperto a nessuno. Eh sì, mi ricordo, hai avuto il coraggio, ti sei denudato, perché non è facile, vero? Lo so, non, perché io tutto pensavo, non immaginavo che un periodo della mia vita sarebbe uscito fuori la vena poetica. E poi partecipare a queste cose significa, insomma, mettersi conoscere altre in persone, gioco, capire, insomma, tante cose. Sì, tante belle esperienze. E allora buona poesia, Alfonso. Grazie. Un vivo verso i propri sogni, sfoglio il libro, scivola in quelle pagine, in quei mari prima delle foreste. Cammina per andarsi in piedi, incontra la vita. E tardi, ma il vecchio farlo vogliamo. Di nuovo ci rivediamo, Simona Pasquali. Ormai è un appuntamento fisso. Fisso anche le d'Ostia, ovviamente. E quest'anno che poesie ci porti? Poesie ispirate alla natura, come ma sempre, anche no? sì, ma anche, come dire, a scene di città, a situazioni che hanno a che fare con persone che magari non ci sono più, situazioni di vita. In generale. Quindi tre poesie diverse? Sì. Infatti, l'ho scelta apposta. L'hai scelta apposta. Non tra quelle che ho pubblicato, altre scritte ultimamente. Sono inedite, no? Sì. E per te cosa significa partecipare a queste manifestazioni? Beh, innanzitutto condividere, diciamo, una passione, un linguaggio, anche no? Un modo d'essere. Che vedo che accomuna noi che facciamo poesia. Siamo disposti anche a viaggiare molto per farlo. Questo sì, e soprattutto a vedere posti belli come questo. E allora buona poesia. Poeta. Grazie. Andandosi in rami di fiume e di onda di strade fino al mare, mentre il cielo, sorpreso, lascia che i toni del rigore si dileguino alla luce che si annida nel riflesso di un fluido ondulato. Ed eccoci con Antonio Girardi, direttamente da Bassano del Grappa, un altro viaggiatore per questa poesia. Certo, vado un po' dappertutto, dove la poesia chiama, io vado. E tu rispondi. E io rispondo. Perché per te scrivere poesie cosa significa? Ma significa esternare delle emozioni, significano tante cose, soprattutto... mi emoziono per emozionare, ecco, quello è lo scopo. E dopo, diciamo, anche nelle mie poesie non ho mai un tema fisso, tutto quello che mi affascina, mi colpisce, io cerco di tradurlo in versi. Poi non è neanche tanto tempo che io scrivo poesie, sono 4 anni, in seguito ad un evento un po' luttuoso mi sono messo a scrivere. E ha scoperto questa linea? Ho scoperto, ho avuto dei riscontri e poi più che altro è una soddisfazione personale, poi anche... se gli altri apprezzano tanto meglio, sì, esatto. E allora buona poesia. Grazie. Disegnando il suo silenzio, raccontavano di un uomo bruciato dall'amore. E qui un'altra presenza ostiense, Paola Gaspardis. Per la prima volta alla Rocca dei Poeti, giusto? Per la prima volta alla Rocca dei Poeti, sì. Era un sogno che inseguivo da un paio d'anni e quest'anno l'abbiamo afferrato. Eh sì, perché l'anno scorso mi ricordo volevi partecipare, ci siamo sentiti e insomma poi sei già stata ad Acqua Pendente. Quindi questa è la sua seconda volta che ti esprimi in pubblico con le tue poesie, no? Sì.
Di che parlano le tue poesie? Le mie poesie parlano di sentimenti, sentimenti forti che possono essere sia felicità che tristezza. Mi accompagnano da quando ero ragazzina, perché ho sempre avuto un po' forse la presunzione di sperare che quelle emozioni che io descrivo in quel momento possano appartenere a qualcun altro, soprattutto quando sono negative, e quindi fargli capire che tutto sommato si possono superare. Quindi è un messaggio anche nel male, tra virgolette, positivo. E allora buona poesia. Grazie. Allora, qui abbiamo Antonio Corbo, giusto? Salve, buonasera. Da Frosinone. È la prima volta che partecipi a questa Rocca dei Poeti? Rocca dei Poeti, sì. Cosa significa per te scrivere poesie, Antonio? Ma più che altro non mi reputo un poeta. Raccolgo pensieri dentro di me e cerco di svilupparli in versi. Tutto qua, niente di speciale, niente di particolare. E partecipare a una manifestazione del genere, cosa significa? Esperienza, incontri gente ricca di cultura, cerchi di raccogliere le cose che positive, insomma, che pensi che riescono a trasmettere, è soltanto, diciamo, tutto positivo, c'è soltanto da imparare da personaggi del genere. E allora, buona poesia. Che tra parentesi ho anche visto in altre manifestazioni, sì. Grazie mille. Vi chiediamo allora tanta forza per far sì che gli eventi storici ci abbozza. Il nostro libro man mano passisce, si ritornando la pazienza che svanisce. Talvolta carichiamo le batterie, ma sono parentesi. Direttamente dalla Svezia, Daniel Gonez, giusto? Sì, è vero. Come mai fino a qui? Abito a Montfiascone, ora, insieme con la mia moglie, figlio. E scrivi poesie? Sì, ho scritto poesie per circa 20 anni, pubblicati 2-3 libri. Ah, però, in che lingua? Il primo libro in svedese, il secondo libro in svedese, inglese e italiano, e il terzo libro in inglese e italiano. Ah, ormai l'italiano è la tua seconda lingua, anche della poesia. Magari il quarto libro solo in italiano. Sì. Allora, spieghiamo, di cosa parlano le tue poesie? Le piccole cose della vita. E i tuoi occhi sono sensibili, si vedono. Sì. Allora, credo e spero di sì. Grazie mille. Grazie. Giro il locale vuoto, all'ingresso percorre in plastica colorata. Abbiamo anche quest'anno Francesca Gallus qui a Tuscania, che ci dirà qualche sua poesia. Cosa significa per te scrivere poesie, Francesca? Per me scrivere una poesia è riportare le emozioni profonde che sento e riportarle nel momento che le sento, altrimenti poi me le dimentico, quindi le devo scrivere subito, immediatamente. E quindi è un'emozione grandissima, sento. Quindi da Ostia abbiamo da fatto Ostia. Questo viaggio a Tuscania, stiamo esportando la poesia anche nostrana, giusto? Certo. Anche se sì. Tu poi sei di origine sarda. Io sono nata in Sardegna, vissuta a Ostia, quindi mi sento un po' di Ostia, un po' sarda, diciamo. Gli anni più belli, insomma, fino a 9 anni sono stata in Sardegna, dove sono nata, e poi sono vissuta a Ostia, che è la mia seconda, che amo tantissimo, Ostia che amo tanto. Sì. E allora, buona poesia, Francesca. Grazie, grazie. Che mai direi, donna e madre, dolore, dolore e silenzi pietosi, confusi a tanti perché, senza risposta alcuna. E abbiamo qui per la prima volta nello zaino. Sì. Che partecipa con le sue poesie. Cosa significa scrivere una poesia per te? Allora, per me significa dare tutto se stesso. Io intendo la poesia per me qualsiasi cosa mi gira intorno, quindi può essere un sussurro, può essere il vento, il sole, l'acqua, qualsiasi cosa che veramente mi gira intorno, anche perché io sono una persona molto cattolica, quindi faccio mia musa al mio Dio.
e poi lo faccio perché mi piace e perché mi fa sentire bene. Soprattutto la terza cosa è che praticamente quello che io sento nel mio cuore lo vorrei trasmettere a tutte le persone e questa gioia trasmetterlo brevemente agli altri. Quindi per me la poesia è una cosa molto grande. E la poesia per me è l'uguaglianza che c'è tra il pensiero e l'amore. Questa è la cosa importantissima che mi fa sentire bene. Ringrazio Michele che mi ha invitato a questo evento e spero che vada per il meglio. E certo che andrà meglio. Buona poesia allora. Grazie altrettanto. Io spero anche per gli altri poeti che sia la stessa cosa. E ognuno di noi logicamente lo esprime in modo diverso, però comunque la poesia per me è amore, che so è importante. Grazie. La musicanza vorrei parlare con te, ma se fosse il sole vorrei splendere per te, vorrei essere il mare per andare via lontano. Ma quanti giovani ci sono a scrivere poesie? Qui abbiamo Andrea Pitricca, 18 anni, dall'Aquila. Come mai hai questa esigenza? Ma l'esigenza, diciamo che è nata un po' di tempo fa, diciamo, ho iniziato a scrivere un po' di anni fa e la poesia è diventata, man mano anche con la mia crescita, è diventata un'esigenza, perché nella poesia posso trovare una libera espressione di quello che provo e di quello che provo vivendo proprio, quindi la poesia è anche vita. E la poesia è anche un modo, penso, si dice spesso la cultura può salvare il mondo, secondo me la poesia, in generale la cultura, può farlo, perché la poesia può innalzare l'uomo verso l'infinito e, come diceva una frase dell'ONU, è proprio nella mente degli uomini che si combatte la guerra, quindi penso che la poesia questo possa farlo nel migliore dei modi. Come fai a conciliare la tua vita con quella del poeta? Allora, ecco, tu fai, diciamo, ancora il quinto? Allora io faccio ancora il quinto, suono anche in conservatorio, sono al nono anno di violino in conservatorio e quindi certe volte è difficile conciliare le due cose perché purtroppo il tempo è quello che è, però è anche bello trovare il tempo in questo perché la poesia prende l'essenziale delle cose, quindi si riesce anche a vivere quotidianamente anche con la poesia. Allora buona poesia. Grazie. Non aprire la porta, non mi bussare. Ma risalendo i selvaggi sentieri di Monte Maria, ripercorrerò i passi della tua ascesa e lì potrò ancora cercarti. Ma ok, ti aspetto. Nel cuore, però c'è che era un disegno.